Buongiorno a tutti. Iniziamo questo incontro, chiamiamolo così, con i ragazzi neo-diciottenni. Sto seduto non per maleducazione, ma perché abbiamo un'organizzazione particolare sulle telecamere, tanto vedete chi parla poi nello schermo in alto. Ed è, immagino, più comodi per tutti, anche per quelli che ci sono in fondo. Innanzitutto un grazie a tutti voi ragazzi che avete accettato l'invito dell'amministrazione comunale stamattina. Non è così scontato, grazie a voi, grazie ai vostri genitori che siete intervenuti per stare con noi questa mattina e per con noi condividere questo momento, con noi consiglieri comunali e con noi amministrazione comunale, che è un momento importante. È un momento importante perché credo che cioè quest'anno per voi è un anno, non so chi tra di voi è già maggiorenne e chi lo diventerà fino alla fine dell'anno, è un anno importante, non siete più ragazzi, siete dei giovani adulti ormai, quindi siete delle persone che prenderete delle decisioni, perché non saranno più i vostri genitori a prendere le decisioni per voi, siete voi che le prenderete. È una cosa molto importante, credo che sia un momento della vita decisamente importante per voi. E questo per voi comporta tante cose, non solo firmare le giustifiche per conto vostro a scuola, insomma, anche quello, ma ci sono delle cose più importanti. Per esempio, far parte attiva della società nostra, del comune di Vedugio, di questa comunità. Far parte attiva vuol dire tante cose. Adesso vuol dire tante cose, quindi nel senso che giusto fare il vostro dovere nella vostra vita, ma è giusto anche partecipare alla vita di comunità. Non siamo esseri che siamo nati per vivere da soli, viviamo in comunità e quando si vive in comunità ci sono delle regole. E queste regole dobbiamo tutti conoscere, rispettarle, sapere chi le ha, tra virgolette, inventate e scritte, ed è una cosa molto importante. Qui oggi perché vi diamo la Costituzione? Anzitutto ve la diamo oggi, giornata del 2 giugno, perché il 2 giugno del 1946, come tutti sapete, perché ormai fate educazione civica a scuola, quindi le conoscete meglio di me queste cose, 2 giugno del 1946 c'è stata una votazione storica dove tutti gli italiani sono stati invitati a votare per due cose. C'era un referendum e gli italiani dovevano eleggere se, dovevano decidere più che eleggere, decidere se continuare con la monarchia oppure cambiare l'ordine e diventare una repubblica, quindi non più il re, ma un presidente della repubblica. E in quel giorno stesso si eleggeva anche l'assemblea costituente, cioè le persone rappresentanti del popolo che dovevano materialmente scrivere la Costituzione che poi vi verrà consegnata. Costituzione che è la legge fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Una legge che, come tutti sapete, contiene dei principi e delle norme a cui tutte le altre leggi si devono riferire. Quindi non ci può essere una legge che sia anticostituzionale. Tutto si deve riferire a questa carta costituzionale ed è una cosa importante, anzi, importantissima. Cerco di essere più breve possibile. Quindi adesso ci sarà questo mio intervento, faremo vedere un filmato dell'epoca, così almeno tutti ci ricordiamo come erano quei tempi, che sono tempi molto diversi, erano tempi molto diversi rispetto a quelli che stiamo vivendo noi. Dopodiché ci sarà Peppino che ci leggerà una lettura particolare, dopo vi racconterò quale, e poi avremo l'intervento delle associazioni del territorio che vi spiegheranno chi sono, cosa fanno, e adesso siete diciottenni, potete entrare a far parte attiva di queste associazioni. Dicevo,
Il 2 giugno 1946 sono passati 78 anni. Uno dice, beh, sono tanti, ma neanche tantissimi. Vuol dire che fino a 78 anni fa c'era il re. Non è proprio propriamente 200-300 anni fa. Qualcuno di noi, i vostri nonni probabilmente, sono nati col re, non col Presidente della Repubblica. E quindi non è passato tantissimo tempo. Non è stata neanche un'elezione poi così scontata. Adesso noi diamo tutti per scontato che figurati il re in Italia cos'è. E in realtà è stata un'elezione molto dibattuta. Poi è vero che la Repubblica ha vinto con 2 milioni di differenza, quindi neanche di voti di differenza, quindi neanche pochi, 12 milioni a 10, però sono stati giorni, perché non è come adesso, vai a votare e poi alla sera sai gli exit poll, dopo un attimo arrivano tutti i voti al Viminale, eccetera, eccetera, e si sa nel giro di poche ore chi ha vinto. Ci sono voluti giorni per decidere chi era il vincitore. E in questi giorni pareva anche a un certo punto che avesse vinto la monarchia, perché i voti arrivavano in maggior parte dal sud e quindi lì la maggior parte dei voti del sud erano monarchici. Dopodiché, insomma, se andate a vedere poi tutti i filmati su YouTube, sono cose davvero interessanti, ma non mi annoio oltre. Due cose volevo sottolineare, che credo mi pare una cosa giusta sottolineare soprattutto nei nostri periodi. Sono andati a votare quasi il 90% delle persone. Direi che non è una cosa così scontata. Adesso, non so, con le elezioni europee, le elezioni amministrative, quante persone andranno a votare? Spero che almeno il 50% si possa raggiungere. Ma non sono così convinto. Probabilmente nei nostri comuni, dove si sovrappongono le elezioni comunali e le elezioni europee, ci sarà un'affluenza, immagino decente, perché comunque, bene o male, uno sceglie l'amministrazione del proprio territorio, elegge un sindaco, elegge un'amministrazione, credo che si voglia partecipare un po' di più a questa elezione. Sulle europee ho un po' di dubbi ed è un grosso peccato, poi di questo ne parliamo dopo, perché comunque in Europa si decidono quelle che sono tutte le norme e le leggi che poi a cascata arrivano alla nostra nazione e arrivano al nostro comune. Quindi non andiamo a votare per niente. E non è vero che votare è la stessa cosa di non votare. Poi è legittimo che uno scelga di non votare, ci mancherebbe altro. Uno per assurdo potrebbe essere anche anarchico, non condivido, credo che nessuno di noi condivida questa, almeno da parte dell'amministrazione, condivida questa posizione, però è una posizione legittima che uno può avere. Però la partecipazione è fondamentale, davvero fondamentale, ragazzi. Questo mi sento di farvelo come invito, perché è giusto che vi informiate, ma non solo voi ragazzi, tutti gli adulti, a partire dagli adulti. È giusto informarsi, partecipare e votare, perché le persone che noi andiamo ad eleggere sono quelli che decideranno le cose per noi e ci rappresenteranno, e non è la stessa cosa votare una persona piuttosto che un'altra. L'altra cosa che voglio sottolineare, al di là della percentuale, è che anche questa sembra una cosa scontata, ma nel 2 giugno del 1946 per la prima volta hanno votato le donne. Uno dice, è possibile, sì. Le donne prima non votavano. Credo che da questa votazione ai giorni nostri, anche in questo caso, passi da gigante se ne sono fatti. Io direi di chiudere così questo primo mio intervento. Guardiamo il filmato, ci rendiamo conto di quello che è successo allora e dopodiché continuiamo. Quindi Enrico, prego. L'Italia era tutta da ricostruire. Mille erano i problemi che premevano sull'esile macchina governativa e tutti reclamavano di essere risolti subito, con precedenza sugli altri. Gli italiani erano affamati, vestiti di cenci. Si viveva la giornata. Spesso la fame, la disperazione, la disoccupazione oppure il semplice gusto della violenza adunavano folle tumultuanti.
Governare in quegli anni, in quelle condizioni, fu più che altro un atto di fede. Bisognava cominciare dalle fondamenta. Prima di tutto era necessario restituire agli italiani il rispetto della legge, il senso del diritto. Era la premessa per chiamare i cittadini alle urne, prima per le elezioni amministrative e poi per quelle politiche, legate al referendum istituzionale. Mancava la carta, tuttavia bisognava stampare in fretta milioni di schede. Sentiamo le voci di allora. Quante ne stampa? 9.000 certificati all'ora. Anche lei vota? Sì, voto per la prima volta. Mi sento un po' emozionata. Bisognava cominciare da capo, rifare tutto. Per 20 anni la volontà dei cittadini era stata sostituita da quella di un uomo solo e non c'era una legge elettorale. La maggior parte degli italiani non sapeva nemmeno che cosa fosse votare. E intanto trascorreva un altro inverno, triste e pieno di ristrettezze. Poca luce, niente riscaldamento, scarso il cibo. In compenso molta borsa nera, molti lestofanti in giro e i bambini abbandonati a se stessi, già partecipi dei vizi e dei delitti degli adulti. Cominciò tuttavia la consegna dei certificati elettorali. Buongiorno. Quanti ne consegnate al giorno? Una media di 200. E come vi accolgono? Beh, da principio non tanto bene. Pensano che si tratti di contravvenzioni o di tasse. Poi si tranquillizzano e qualche volta ci offrono anche da bere. Nei paesini sperduti, il compito di recapitare i certificati elettorali era affidato ai messi comunali. Si provvedeva intanto a tempo di primato a preparare le cassette contenenti tutto l'indispensabile per le operazioni elettorali. In cifre, per la sola città di Roma, significò 3.228 casse, 62 carri merci e numerosissimi mezzi di trasporto. Fu alle 15.15 del 9 maggio che Vittorio Emanuele III stese di suo pugno l'atto di abdicazione su un foglio di carta bollata da lire 12. Testimoni furono il generale Paolo Puntoni e il tenente colonnello Brunoro Buzzacarini. A far registrare l'atto provvide la mattina dopo a Napoli il notaio Nicola Angrisani. La registrazione costò 129 lire. I monarchici più avveduti giudicarono l'abdicazione un gesto compiuto troppo tardi. Secondo loro forse la monarchia si sarebbe salvata se 2 anni prima, dopo la fuga da Roma, il vecchio re avesse accettato il consiglio di abdicare in favore del nipote, dando la reggenza a Maria José. A Posillipo, nella villa Rosberry, ribattezzata col nome di Maria Pia, aveva dimorato negli ultimi tempi il vecchio sovrano che con la regina Elena, la sera stessa del 9 maggio, era salpato la volta del lontano esilio, l'Egitto. Il pescatore Gennaro Bergoni, che spesso aveva accompagnato il vecchio re con la sua barca sul mare di Posillipo, di lui ricordava soprattutto i lunghi silenzi. Si avvicinava la data del referendum. Nenni martellava l'opinione pubblica con un suo famoso slogan: la Repubblica o il caos? I monarchici ribattevano con un altro slogan: la Repubblica è un salto nel buio. Ma il nuovo re, quell'Umberto II che passerà alla storia col nome di Re di Maggio, nell'anno stesso in cui era salito sul trono, fu costretto ad ammettere la precarietà della sua corona. Si ragionava, si discuteva e il fervore degli animi saliva di giorno in giorno. Non c'è dubbio che in favore dei Savoia ebbe buon gioco la naturale tenerezza degli italiani verso i bambini. E 4 erano i bambini che Umberto e Maria José potevano mostrare agli italiani dal balcone del Quirinale: Maria Pia, Vittorio Emanuele, Maria Gabriele e la piccolissima Maria Beatrice. Folla sotto il Quirinale e una straripante marea umana a un paio di chilometri da là, in Piazza del Popolo, per acclamare gli oratori repubblicani. La primavera andava incontro all'estate e di pari passo cresceva il calore dei sentimenti e dei risentimenti. E sempre più infocati diventavano i due slogan: la Repubblica o il caos? La Repubblica è un salto nel buio. Nel panorama politico di quei giorni restava appena il ricordo del tempo in cui un uomo solo aveva il diritto di parlare e il popolo doveva solo osannare. Arrivò infine il 2 giugno. Quasi nessuno fra gli elettori volle mancare all'appuntamento con le urne, dopo un ventennio di oppressivo silenzio e di rituali acclamazioni. Il re Umberto votò nel seggio del suo rione. Gli stessi repubblicani gli fecero largo con civile cortesia. Milano
dopo l'accanita battaglia elettorale, si presentò alle urne con un volto disteso. Parry, che non era più il presidente del Consiglio, andò a esprimere il suo voto come un cittadino qualsiasi. A Milano votò anche Arturo Toscanini, tornato in Italia dopo un lungo esilio. Di lui si diceva che forse sarebbe diventato il primo presidente della Repubblica Italiana. All'appuntamento si recarono tutti, i grandi e gli umili, i famosi e gli anonimi. Si sentiva che il momento era importante, decisivo. Una signora sui 90 anni disse ai giornalisti: «Noi anziani votiamo per lasciare ai nostri nipoti un'Italia migliore di quella che toccò a noi». Dappertutto lo stesso spettacolo di reciproca tolleranza e anche di festosa eccitazione. Poi cominciò la lunga attesa. Quanto drammatiche furono quelle ore, quei minuti. Lo raccontò poi lo stesso Romita nel suo libro di memorie. Ne leggiamo una pagina. A conoscenza di quanto accadeva in quelle prime ore, fummo soltanto De Gasperi, Nenni ed io, cioè il presidente del Consiglio, il vicepresidente ed il ministro per gli interni. E dovevamo constatare che i voti repubblicani arrivavano troppo lentamente. Anche De Gasperi aveva votato Repubblica. «Andiamo male», esclamò. «Ma non c'è da disperarsi». Nenni, che si teneva in continuo contatto telefonico con me, era dello stesso avviso, ma in chiave più ottimistica. «Con il Nord li subisseremo», disse. Dalla sera del 2 giugno non mi ero più allontanato dal Viminale. Vi dormivo anche, ed ero stanco oltre che preoccupato. L'arrivo dei dati andava via via aumentando. Li ricevevo e li scorrevo febbrilmente, ma lo scarto fra la monarchia e la Repubblica era sempre minimo. Nella notte fra il 3 e il 4 giugno giunsero però improvvisamente i dati di un nutrito gruppo di sezioni meridionali e la monarchia passò in vantaggio. Fu la notte più terribile. Intorno alle 24 sembrò che ogni speranza fosse perduta. Il telefono squillò più volte. Ho sempre avuto l'abitudine di rispondere di persona dicendo subito il mio nome, Romita. Ma quella notte lasciai trillare la suoneria. Soltanto verso le 4 del mattino mi sdraiai un po', ma alle 4 del mattino ero più tranquillo. Nel volgere di poche ore ero addirittura esultante. Il milione di voti era arrivato, ma non era uscito dal mio cassetto, sebbene da centinaia e centinaia di urne. I giornali del mezzogiorno uscirono con la notizia della vittoria repubblicana. La notizia era passata attraverso i muri e Nenni, che pure avevo scongiurato di non parlare, doveva averle dato una spinta. Nel pomeriggio il governo si riunì al Viminale per far conoscere alla nazione i dati provvisori del referendum. Romita annunciò che fino a quel momento la Repubblica aveva un vantaggio di oltre 1.800.000 voti. Il 10 giugno, nella Sala della Lupa a Montecitorio, la Corte di Cassazione stese l'atto di nascita ufficiale della Repubblica. Il presidente lesse i voti di ciascuna circoscrizione per la Repubblica su macchine calcolatrici. I due funzionari tirarono le somme che il presidente Pagano lesse con voce ferma. Repubblica, 12.672.767 voti. Monarchia, 10.688.905 voti. La situazione era insostenibile. Poi di colpo, il 13 giugno, tutti i nodi furono sciolti. Umberto fece sapere che avrebbe lasciato l'Italia. Tra le 14.30 e le 15, Umberto ricevette al Quirinale uomini politici, funzionari e ufficiali del palazzo. Poi scese nel cortile, per l'ultima volta i corazzieri gli resero gli onori sovrani. In quei giorni, la caduta della monarchia in Italia fu la notizia più grossa sui giornali di tutto il mondo. Scrisse il Times di Chicago: «Il popolo italiano ha trovato un sistema nuovo per mandare via un re dal trono. Ha votato contro il re Umberto, comportandosi con la massima cortesia e dandogli anche la possibilità di votare». A sua volta, l'Herald Tribune di New York fece queste osservazioni: «Umberto è stato forse il primo re di una grande nazione che ha diretto di persona la campagna elettorale per conservare il trono. È anche il primo re che sia stato tolto di mezzo senza tumulti violenti. È caduto semplicemente perché così ha deciso il popolo, depositando le schede nelle urne». Partì l'aereo per il Portogallo. Lo vide un ufficiale che stava di vedetta sulla torre del Quirinale e diede l'ordine di ammainare la bandiera sabauda.
dopo una vacanza di 20 anni, a Montecitorio tornò a riunirsi un'assemblea di deputati scelti liberamente dai cittadini e che perciò erano effettivamente i rappresentanti del popolo. Quel primo Parlamento repubblicano prese il nome di Costituente perché il suo compito principale consisteva nello stabilire la nuova Costituzione italiana. L'inaugurazione della Costituente avvenne il 25 giugno sotto la presidenza provvisoria del decano fra i 556 deputati, Vittorio Emanuele Orlando. Poi parlò brevemente il presidente del Consiglio De Gasperi e infine fu eletto il presidente dell'Assemblea, Giuseppe Saragat. I deputati si misero al lavoro per la scelta del capo dello Stato. Quasi unanimi furono le designazioni, Enrico De Nicola. Tuttavia non mancavano le perplessità. Chi conosceva il carattere schivo e a volte ombroso dello statista napoletano dubitava che egli avrebbe mai accettato. E infatti la prima reazione di De Nicola fu un rifiuto. Si disse allora che furono le argomentazioni di quel gran maestro di logica che era Benedetto Croce a vincere la riluttanza di De Nicola a separarsi dalla sua quieta villa di Torre del Greco. Infine De Nicola telegrafò a Saragat: «Mi inchino, con animo reverente e commosso, di fronte alla volontà sovrana dell'Assemblea Costituente. La Repubblica era così nata per volontà del popolo. Aveva un'assemblea di deputati eletti per formulare la nuova Costituzione e aveva in De Nicola un presidente attento, scrupolosissimo, proverbiale per la sua onestà. Un gran galantuomo, insomma, e una delle menti giuridiche più acute su cui l'Italia potesse contare. La Repubblica era ormai una realtà concreta». Bene ragazzi, sembra di parlare di un altro mondo, immagino, per tutti noi anche che abbiamo una certa età, sono passati, come dicevo, poco meno di 80 anni, ma pare di parlare di davvero di un'altra cosa, di un'altra società. Questo però erano i tempi di allora, questa è stata la partecipazione del popolo italiano e questa, e da lì è nata un'assemblea che ha tirato fuori un capolavoro, che è quella che è la nostra Costituzione. Chiaramente era una Costituzione che a quei tempi era una Costituzione probabilmente perfetta. Sono passati 80 anni, cambia il mondo, la nostra società, l'abbiamo detto, è un'altra società. È la vostra società e quindi adesso tocca a voi. Ed è importante che voi siate davvero parte viva di questa società. Io adesso, per darvi, non annoiarvi oltre, e chiamerei Peppino qui con me, perché vorrei darvi, attraverso la magistrale lettura di Peppino, che ci aiuta in questo, lettura di una lettera che ha scritto l'ingegner Campana nel 1946, ai cittadini vedugesi, chiedendo alcune cose. Adesso sentiamo. Ma questa lettera ci rappresenta bene qual era la situazione del nostro paese 78 anni fa. E secondo me è importante che tutti noi ce lo ricordiamo. Prego Peppino. Ai vedugesi, la criticissima situazione alimentare è nota a tutti e tutti sono in grado di valutare quale onere venga a rappresentare la provvista di un ridottissimo tozzo di pane, neppure quotidiano, per i poveri, i disoccupati e le famiglie con più persone a carico. È stata resa nota un'iniziativa intesa a mettere a disposizione del sindaco fondi mediante i quali alleggerire tale onere alla popolazione. Con ciò si intendeva esprimere anche in questa occasione la solidarietà degli abbienti, non solo verso gli indigenti e i più sacrificati nelle strettoie del bilancio domestico, ma anche verso i contadini che si supponeva
avrebbero ottemperato alle disposizioni governative e compiuto più volontariosamente il sacrificio di una piccola quota del quantitativo di cereali trattenuti per uso familiare. È dolorosissimo constatare che proprio nel momento in cui l'Italia si è aperti con le elezioni esemplariamente svoltesi, nuovi orizzonti di vita politica ed inizia il suo nuovo cammino indicato dalla libera volontà del popolo, la disgraziatissima congiuntura della carestia in atto faccia rilevare quanto scarso sia lo spirito di solidarietà, tanto da parte di chi detiene i sudatissimi beni forniti dalla terra, quanto da parte di chi, allentando la borsa, può contribuire al reperimento del necessario per assicurare alla popolazione un minimo di pane e superare alla meno peggio, con provvedimenti di eccezione, la eccezionale situazione. Mentre è doveroso segnalare che il sindaco ha ricevuto fino a ieri una certa somma, che peraltro non copre il costo dello sforzo fatto assicurando 3 giornate di pane a lire 44 il chilogrammo, sulle 8 di sospensione inflitteci dalla SEPRAL per mancato conferimento di cereali, è anche doveroso far osservare che tale somma, di poco superiore alle lire 100.000, è il compendio di una decina di contributi, fra i quali Veduggio figura solamente per un quinto dell'importo e con 3 oblatori. Per evidenti motivi di dignità, Veduggio deve non solo colmare tale disdicevole distacco che esiste anche nei riassunti dei conferimenti dei cereali, ma deve superare Renate in proporzione del maggior numero di abitanti, della maggior superficie agricola e della possibilità contributiva del suo ceto abbiente, stimata ed in altre occasioni constatata, non inferiore a quella di Renate. La sospensione della fornitura di farina da parte della SEPRAL, per notizie purtroppo sicure, si protrarrà di almeno una settimana in aggiunta a quella che stiamo scontando come sanzione per il mancato conferimento. L'ora dunque è estremamente grave. Quale esponente di Veduggio nell'amministrazione comunale, mi associo all'accorato appello del sindaco, che viene esteso a tutti gli aventi possibilità di qualsiasi grado, perché si vuole almeno risparmiare ai poveri la privazione totale dell'alimento principale, il pane. Pregando chi avesse già risposto a precedenti esortazioni e chi non avesse ancora potuto o voluto rispondere, di non avere in uggia questa ripetizione, questo sollecito. Esorto a dare a piene mani, come cristianamente potendolo si deve dare, senza soffermarsi su infruttuose quanto inopportune considerazioni della gratitudine umana. Dare per il piacere intimo di recare un aiuto al prossimo. Dare non per aprirsi un credito di gratitudine, ma bensì dare nello spirito della massima evangelica. Se con la ispirazione divina della carità si voglia nel dare associare un sentimento dell'uomo terreno, sia questo il solo che non potrebbe profanare la prima, sia cioè l'ambizione di primeggiare nella carità. Veduggio, 6 giugno 1946, ingegner Benedetto Campana. Grazie mille, Peppino, grazie davvero per il tuo aiuto. Abbiamo sentito qual era la situazione di Veduggio. Ecco,
con l'ingegner Campana che prendeva un po' per i capelli i cittadini di Vedugio dicendo quelli che possono aiutino quelli che non hanno da mangiare. E questa era la situazione allora. Non c'erano le industrie, o comunque ce n'erano poche, certo non c'erano le industrie metalmeccaniche, era un paese agricolo e tutti vivevano di agricoltura. Siamo in un'altra realtà. Dal 1946 sono cambiate poi, come sapete, come avete studiato, ci sono state poi la Costituzione è entrata in vigore nel 1948, nel 1948 ci sono state delle elezioni molto importanti che hanno dato un taglio particolare alla nostra nazione, quindi la nostra nazione da quelle elezioni è stata parte della NATO, dell'Occidente, qui non della Repubblica Sovietica, e quello sarebbe stato davvero un disastro per il nostro territorio. L'Italia è cresciuta, ha avuto momenti di crisi e siamo arrivati nella nostra società che di per sé è una società che ha degli elementi di crisi importanti. Tocca a voi adesso darvi da fare e cambiare questa società e renderla migliore, voi e noi, tutti assieme. Io direi a questo punto, prima della consegna delle Costituzioni e di chiudere quindi questo incontro, chiamerei le associazioni per raccontare chi sono, in modo tale che qualcuno di noi, di voi o magari tutti voi sicuramente vogliate farne parte. Chiamerei per primo Laido, Roberto Ieni. Vi prego. Buongiorno a tutti, sono Roberto Sanvito, rappresento per Vedugio gli iscritti dell'Aido, facciamo parte dell'intercomunale di Besana, a cui fa parte Renate, Briosco, Correzzana. L'Aido è stata costituita come gruppo nel 1977 da parte di associati all'Avis, infatti l'Avis è nata molto prima di noi. Un ringraziamento va all'amministrazione comunale tutta perché ci permette di farvi conoscere a voi neo maggiorenni o già maggiorenni cosa consiste essere iscritti all'Aido. L'Aido è l'associazione italiana di donatori di organi e di tessuti e di cellule post mortem. È vero, ci sono alcune situazioni che diciamo, la donazione viene fatta da viventi, ma questi sono casi particolari e familiari. L'Aido, appunto, come dicevo, è stata costituita a livello nazionale nel 1973 da cittadini favorevoli alla donazione volontaria. È un'organizzazione senza scopo di lucro ed è fondata sul lavoro del volontario. Quindi siamo tutti volontari che ci dedichiamo alla divulgazione, della donazione. Attualmente c'è la possibilità di farlo tramite il rinnovo della carta d'identità elettronica, dove vi viene chiesto se volete, se non volete. E qui mando un messaggio a quelli che già che si sono iscritti a suo tempo all'associazione, che qualora dovessero rifare il documento cartaceo, in quell'ambito devono dire ancora di sì, perché se viene detto no, sono già iscritto, la procedura mette no. E quindi a livello nazionale questi dati poi non combaciano anche con quelli che ancora adesso noi raccogliamo tramite la presenza sul territorio con i gazebi e quindi per la divulgazione di questo. E in Italia purtroppo ci sono ancora e non diminuiscono mai come numero più di 8.500 persone in attesa di un trapianto. Quindi con i mezzi che ci sono al giorno d'oggi e voi giovani ne sapete utilizzare, e potete venire a conoscenza delle situazioni molto precarie di queste persone che sono in attesa di un trapianto. Siamo il paese dove
siamo il primo paese anche in Europa per la donazione di cornee, quindi, perché è anche un organo molto, diciamo, prelevabile anche da una persona deceduta rispetto ad altri organi. Noi come sezione ci troviamo tutti i martedì del mese, il primo martedì del mese, a Besana Brianza. Lì c'è un centro dove ci sono tutte le associazioni. Se qualcuno è interessato ad approfondire la materia o anche iscriversi, noi siamo ben disponibili. Mi fermo. Allora, vorrei passare scusate un attimo, un messaggio. Il sì alla donazione di organi è un dono che le persone affidano al tempo. La vita scorre e quel dono compie traiettorie invisibili che disegnano un percorso, un legame con chi accoglierà quel dono, e grazie ad esso la vita continua. A voi ragazzi e ragazze, insomma ragazze, vi auguro che, avendo raggiunto questo traguardo, che sia l'inizio per voi di maggiori scelte consapevoli e solidali. Poi vi daremo un opuscoletto dove ci sono alcune magari domande che vi fate di approfondimento. Grazie e auguri a tutti. Grazie. Grazie Roberto. Grazie mille. Chiamerei adesso il rappresentante responsabile dell'Avis Vedugio, Pierluigi Donghi. Non so se chiamarti responsabile, presidente, direttore generale, non so, ecco. Mi dica lei, prego. No, va sempre bene. Abbiamo tutti lo stesso ruolo, per cui non è un problema. Allora, io sono Donghi Pierluigi, sono referente, coordinatore, capogruppo, chiamate come volete, ma tutti quanti collaboriamo per portare avanti questo gruppo Avis di Vedugio, che tra l'altro quest'anno festeggia il 65esimo, il 22 giugno. Lo festeggeremo tutti insieme con i donatori, con i familiari, e questa è una bella occasione, insomma, per farci anche un po' di pubblicità. Il gruppo nostro è nato a Vedugio nel 22. Sabato 22 giugno. Mi scuso. No, non c'è nessun problema. Quindi festeggeremo quel giorno il 65esimo e, come solito, daremo dei riconoscimenti ai donatori meritevoli, in quanto ogni tot di donazioni viene dato una benemerenza per il contributo di sangue che viene dato. E a nome di tutti i collaboratori, io ringrazio l'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di pubblicizzare la nostra attività di volontariato basata sul dono volontario e gratuito del sangue, e ringrazio voi che avete accettato questo invito. Avis è l'Associazione Volontari Italiana del Sangue. Vi chiederete quale legame vi sia tra questa giornata di consegna della Costituzione e la donazione di sangue. Ebbene, raggiunta la maggiore età, i 18 anni appunto, la Costituzione italiana ci permette di scegliere che cosa fare della propria vita in piena libertà, ma anche con grande responsabilità. Ecco che l'Avis si rivolge a voi neomaggiorenni perché possiate prendere coscienza di quanto sia necessario e utile donare sangue, quale atto volontario, che dipende cioè dalla volontà di ognuno, libero perché è scelto liberamente senza alcuna costrizione, e gratuito in quanto non prevede alcun compenso economico, fatta eccezione per i lavoratori che hanno diritto ad una giornata di riposo pagata, chiaramente. Vi invito a riflettere sul fatto di cronaca che è successo a Milano poco tempo fa, dove un agente è stato accoltellato e ha dovuto subire un intervento chirurgico importante per fermare un'emorragia. Sono servite 50 sacche di sangue per non morire dissanguato. Questi sono 50 donatori. 50 donatori. Questo deve far riflettere sull'importanza del donare sangue.
Certo, la vicenda sembra non toccarci da vicino, ma se fosse uno dei nostri cari ad aver bisogno, diamo per scontato che il sangue ci sia. Non lo possiamo comprare, non si fabbrica. Ci sono i donatori. Pensiamo anche alle innumerevoli operazioni che vengono effettuate ogni giorno nelle sale operatorie. La sacca di sangue è sempre pronta, perché se non ci fosse, l'operazione non si fa. Quel sangue è frutto di donazioni di tante persone che generosamente offrono una parte vitale di se stessi per gli altri. Per chi dona è poca cosa, dura poco, ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti per chi ci mette tanto, 5 minuti per chi ci mette poco. Ma per chi aspetta il sangue può essere la vita. Non viviamo e non possiamo vivere da soli. In conclusione, vi invitiamo, cari giovani, a contattare i dirigenti del nostro gruppo per le informazioni necessarie e poi ad iscrivervi, se vi va, per essere così donatori effettivi. Ricordiamo che tutte queste cose, vale a dire iscrizione, donazione, controlli medici ed esami, sono tutti gratuiti. Ci auguriamo che questa proposta possa essere accolta da molti di voi e inoltre auguriamo a voi, neoadulti, di prendere coscienza delle necessità suddette e di contribuire in modo concreto alla vita quotidiana. Vi ringrazio a nome del gruppo Avis di Besana, del gruppo di Veduggio della sezione di Besana. Grazie e buona giornata. Grazie mille a te. Protezione civile, avevo visto stamattina il responsabile Roberto Boso. Prego Roberto, ci racconti brevemente quello che fate e prendi poi le iscrizioni di tutti i ragazzi. Così prepari la divisa. Prendiamo subito le misure. Ti devi sedere. Anzi, l'abbiamo già prese. Buongiorno a tutti, auguri per i vostri 18 anni. Sono Roberto Boso, faccio parte della Protezione Civile di Veduggio Arenate, che è intercomunale. E siamo specializzati in molti settori come Protezione Civile. Diciamo, il numero uno è l'idrogeologico, ricerca disperso. Poi abbiamo rischio elevato che possiamo andare in affiancamento ai vigili del fuoco ad Allinamano, e il SEA. Il SEA è la sicurezza, emergenza, esondazione acquatica, vale a dire che possiamo andare a recuperare persone che sono in acqua. E queste sono le nostre specializzazioni. Il gruppo è nato nel 2004, perciò nel mese di aprile abbiamo festeggiato i nostri 20 anni e così via. Ho visto già che un po' di voi hanno detto di sì e speriamo che tutti quanti, non tutti quanti, chi vuole, diciamo, ci trova il giovedì sera nella sede che è in via dell'Atleta, sopra i bar del centro sportivo. Vale anche per qualche genitore, non solo per i ragazzi diciottenni. Ok, io vi ringrazio e vi aspettiamo. Grazie mille Roberto, anche per tutto il lavoro che fate sempre. Chiamerei un rappresentante del gruppo Alpini, nella persona del suo capogruppo, Maurizio Saggin, che ci raggiunge col passo d'alpino. Il microfono è già acceso, prego Maurizio. Grazie per il passo d'alpino. Buongiorno a tutti. Io, come diceva appunto Luigi, sono Maurizio Saggin, sono attualmente il capogruppo degli Alpini di Veduggio. Noi sul territorio ci muoviamo in questo modo, ovvero celebriamo le varie ricorrenze che durante l'anno ci sono, tipo ne cito una, che forse è quella più importante, il 4 novembre. La
lo celebriamo giusto, non come dicono tanti, magari per nostalgia, ma perché comunque vogliamo ricordare alle persone che certe situazioni non vanno più, cioè non devono essere più praticamente fatte, insomma. Scusate un po' perché sono un po' emozionato e vado anche a braccio, quindi. Niente, a parte questo tipo di attività, noi svolgiamo anche altre attività a livello a scopo benefico. Scopo benefico perché tutto quello che facciamo, che comunque ci viene riconosciuto a livello di obolo, lo devolviamo poi a fine anno alle varie associazioni o alle varie situazioni che ci vengono segnalate per poter sostenere. Abbiamo già provato a sostenere delle famiglie e via dicendo, piuttosto che di altri gruppi che operano sul territorio a livello a scopo benefico di volontariato. Niente, cosa posso dire per farvi iscrivere al gruppo Alpini? Per farvi iscrivere al gruppo Alpini non serve essere alpini o aver fatto per forza di cose il militare o chi altro. Si può iscrivere chiunque, infatti noi oltre che avere iscritti degli alpini, il nostro gruppo comprende anche degli amici degli alpini che devo dire si sono integrati benissimo, sono molto integrati nel gruppo e infatti fanno parte anche alcuni, il loro rappresentante fa parte del consiglio perché comunque il gruppo ha bisogno di un consiglio per poi decidere quello che deve fare durante l'anno e varie situazioni. Niente che dire, io vi ringrazio. Se comunque vorrete iscrivervi, noi siamo appunto aperti al venerdì sera nelle nostre sedi Anacai e niente, vi aspettiamo. Grazie. Grazie Maurizio. Dicevo il passo d'alpino perché gli alpini hanno il passo di solito piuttosto, posso dire certe cose, poi sono pericolose. Quando faccio certi commenti poi gli alpini non mi salutano più. Ma hanno un passo, niente, d'alpino. Come io ho fatto bersagliere, avevamo un passo un po' più veloce, però ci stancavamo prima. Adesso non mi pagano più da bere. Ho visto che tra di noi ci sono anche i rappresentanti del gruppo del CAI e quindi inviterei il presidente a dire due parole, anche se immagino che il gruppo del CAI è frequentato già dai bambini, quindi no, però ecco, direi che per noi è un gruppo importante sul nostro territorio, anche un gruppo che fa davvero tante iniziative per i nostri giovani. Prego, presidente. Buongiorno a tutti, mi chiamo Carlo Cranchi e da settembre del 2023 sono presidente della sezione del Club Alpino Italiano di Veduggio. Il Club Alpino Italiano è una delle associazioni più antiche d'Italia, ha 161 anni ed è presente a Veduggio da 46 anni, grazie ad alcuni nostri soci volontari che l'hanno fondata appunto 46 anni fa. È un'associazione solo di volontariato, basata appunto su una serie di persone che dedicano il loro lavoro e il loro tempo a portare avanti quelli che sono i principi e i valori che il Club Alpino Italiano si è posto negli anni. Quali sono questi principi? Ovviamente sono tutti principi legati alla montagna, quindi cercare di divulgare la conoscenza della montagna a tutti i livelli, cercare di tutelare l'ambiente, quindi con tutti i problemi che l'ambiente ultimamente ha, si cerca di rispettarlo il più possibile. Cerchiamo di diffondere la passione della montagna e cercare di dare un senso d'appartenenza alla sezione, all'associazione in cui siamo iscritti e in cui crediamo. I nostri valori quali sono? Sono valori che portano alla solidarietà, perché comunque collaboriamo con altre associazioni e cerchiamo di dare il nostro. Di usare il nostro tempo proprio per portare solidarietà
a tutta una serie di persone che hanno necessità. Cerchiamo di essere inclusivi, inclusivi con tutti, dai più piccoli ai più grandi, a persone che hanno disabilità, a qualsiasi persona che appunto voglia partecipare alle nostre attività. Cerchiamo di portare avanti un valore della sicurezza, perché quando si va in montagna comunque si va in una zona pericolosa che può portare anche alla morte se uno non affronta le cose in maniera adeguata, e quindi in tutto quello che facciamo la sicurezza per noi è fondamentale ed è sicuramente uno dei valori principali in cui crediamo. Dopodiché c'è la passione e il volontariato. La nostra associazione è fatta solo da volontariati che hanno una passione per la montagna e in quello che si fa. Noi facciamo tante attività sia con i più piccoli, con i più grandi, addirittura con i seniores che da quest'anno abbiamo iniziato a accompagnare in montagna in maniera in maniera consistente. Cerchiamo anche di portare avanti un valore di cooperazione nel cercare di collaborare con l'amministrazione comunale piuttosto che con le altre associazioni del territorio per cercare di portare avanti delle attività insieme proprio sul nostro territorio e cercare di dare una mano laddove si riesce in tutto quello che viene proposto. Come associazione, dicevo, siamo presenti da 46 anni, siamo 575 soci quest'anno, facciamo attività dai più piccoli, con le scuole, facciamo diverse uscite con le scuole sia di Vedugio, di Renate e anche di Capriano e Briosco, facciamo attività con i ragazzi dalle elementari alle medie e anche le superiori, qualcuno di voi ha partecipato anche alle nostre attività negli anni passati. Facciamo diverse attività con gli adulti cercando di fare scoprire loro la montagna e quelli che sono i valori che la montagna ci può portare, e facciamo anche attività con ragazzi disabili. Abbiamo una Jolette, una carrozzina speciale che viene utilizzata chi ce la chiede, ci sono diverse associazioni che ce l'hanno richiesta, oppure noi stessi portiamo i ragazzi che hanno qualche disabilità a fare dei percorsi lungo dei sentieri abbastanza semplici. La nostra sede è vicino alla sede degli Alpini, quindi nel Parco delle Baite, e siamo aperti il martedì e il venerdì sera dalle 21 alle 23. Quindi se qualcuno vuole venire a trovarci, vuole venire a scoprire il nostro mondo, vi aspettiamo più che volentieri. Grazie. Grazie mille. Grazie ancora a tutti. Non mi pare di aver visto altri rappresentanti di associazioni. Se mi sono dimenticato qualcuno, alzate la manina. No, non ho visto nessuno. È giusto, a posto. Ecco. Siamo un territorio ricco di associazioni, queste sono solo una parte delle associazioni, quindi, e tutte queste associazioni sono fatte da persone, da volontari, no? Che mettono a disposizione il proprio tempo per tutti noi. E l'amministrazione comunale, tutte le volte lo dico, deve solo ringraziare queste persone che rendono viva la nostra comunità. Quindi ragazzi, forza, tocca a voi, scegliete qualche associazione e fatene parte. Io direi che adesso possiamo passare alla vera e propria consegna della Costituzione a ognuno di voi. Per motivi organizzativi, Elisabetta adesso vi chiama per nome. E se poi chiamati fate il giro da questa parte, passate qui sotto, io vi consegno la Costituzione, e dopodiché nell'uscire troverete i rappresentanti dell'associazione che vi lasciano un loro state lì quando passano, così vi lasciano tutto e avete tempo poi per decidere. Io direi che magari adesso, se Enrico accende la luce, così le foto vengono meglio. Dobbiamo ringraziare il nostro tecnico che ci aiuta sempre, perfetto. Bene.
Ho già fatto. Poi ragazzi, se c'è qualcun altro che non ho preso nota, fatemelo sapere cortesemente. Penso di aver preso nota di tutti. Baccaglini Carlotta. Baggioli Paola. Bonà Alessandro. Caceres Desiré. Canzi Pietro. Ciurga Fatima. Citterio Luca. Cosentini Asia. Daggiano Beatrice. Dell'Oca Angelica. Fumagalli Lorenzo. Grignanin Fabio. Ieranò Giorgia. Incardona Giuseppe. Locati Sara. Lucchi Sofia. Modesto Jimmy. Politi Giulia. Raso Erika. Ho dimenticato qualcuno? Perfetto, grazie.
Grazie ancora ragazzi per la vostra partecipazione. Nel cofanetto che avete ricevuto, così sentono tutti, c'è la copia della Costituzione italiana, una copia della lettera che abbiamo letto sulla situazione di Vedugio nel 1946, naturalmente una copia della bandiera italiana e anche una copia dello statuto di Regione Lombardia per completare il quadro. Quindi avete di che leggere, studiare e imparare, no? Ma le sapete sicuramente già tutti a memoria. Vi ringrazio ancora tutti per la vostra partecipazione numerosa e di questo devo ringraziare voi e i vostri genitori. Mi raccomando ragazzi, il futuro è vostro. Facciamo una foto, ecco, mi suggerivano una foto di gruppo, ma la facciamo dove? Fuori. Ecco, se attendete un attimo tutti assieme facciamo una foto. Grazie.